passerei un po' di domande dal pubblico, questa è per Elia, e ci dicono: considerata l'ostilità dei giornali locali, quanto è stato importante il web per la vostra attività? Se mai rispondo a più domande anche insieme, perché so che i tempi sono molto contati, per cui se mai cerchiamo di rispondere alle varie domande. Quali sono stati poi i settori maggiormente controllati durante le inchieste in Emilia? Okay. Queste due domande. Grazie innanzitutto per le vostre numerose domande che vedo, spero ci sarà modo, nonostante i tempi stretti, di rispondere a tutti. Il web è stato molto importante innanzitutto nella diffusione dei contenuti delle video inchieste, in quanto non avevamo comunque l'appoggio assolutamente di nessuno, anzi sui media tradizionali, in particolar modo nei primi anni, l'atteggiamento era piuttosto ostile. Addirittura sul principale giornale della nostra città, Reggio Emilia, venne pubblicato un articolo, un testo, nel quale si diceva che i nostri approfondimenti, se proprio volevamo farli sul tema delle mafie, era meglio farli partire da Casal di Principe o da Crotone, quindi non dall'Emilia, non dalla pianura padana, perché altrimenti rischiavamo di inventare una fiction. Queste le parole testuali che erano scritte sul principale giornale della nostra città, Reggio Emilia, e che erano dirette alle nostre attività d'approfondimento. Poi il web è stato importante anche per reperire, ad esempio, quei documenti che sono sempre più facili anche da reperire tramite il web, dalle misure delle camere di commercio per sapere i vari proprietari dei ristoranti, delle pizzerie, anche aziende che si aggiudicavano gli appalti pubblici, perché capitava che si aggiudicassero ad esempio sull'appalti nel ciclo dei rifiuti imprese che erano già sotto indagine da parte di procure del Sud Italia e che invece nella pianura padana si aggiudicavano appalti per lo smaltimento dei rifiuti. E questo era verificabile da parte in teoria di qualunque cittadino, perché siamo partiti da alcune domande e da atti pubblici come le misure delle camere di commercio, ma anche gli atti catastali per vedere anche lì i proprietari degli immobili, e poi ancora attraverso i piani regolatori, attraverso le delibere comunali, collegando tra di loro nomi, cognomi, dati, fatti, e il puzzle che è emerso è stato impressionante. Per quanto riguarda in quali ambiti, da quelli più tradizionali, però non limitandoci a questi. Ad esempio, nel libro vi è anche un capitolo legato alla sanità. Si fa riferimento alla sanità sia per la vicenda, diciamo, lombarda, ma anche per invece un altro caso con rischio di condizionamento in ambito sanitario da parte della 'Ndrangheta, con risposte oltretutto surreali date dal direttore sanitario di una clinica privata, risposte anche queste piuttosto inattese. E poi nel libro si parla anche riguardo i settori anche di questo territorio, anche della Lombardia, prendendo spunto da alcuni fatti che hanno suscitato clamore, ma non fermandosi, diciamo, a ciò che è già noto. Ad esempio, riguardo la nota cena di Paderno Dugnano, il Circolo Falcone e Borsellino, sono andato a intervistare un politico, Arturo Baldassare, che allora consigliere comunale, che fece da cameriere alla tavola dei boss, e le risposte che lui ha dato sono state piuttosto impressionanti e sono contenute in questo libro.
lui dice un capitolo chiuso, ci sono rimasto in mezzo, non c'entro niente. Però il boss lo definisce una persona affabile, che rideva e scherzava, che è esattamente quello che abbiamo trovato anche in altre interviste e in altre risposte. E sono rimasto sorpreso anche andando al circolo di Paderno Dugnano e avere come risposta il fatto che nel 25° anno dalla morte di Falcone Borsellino, a cui quel circolo è intitolato, non si tenesse una iniziativa nell'occasione degli anniversari dei due magistrati. Così come sono rimasto sorpreso a Bollate, davanti alla villa del boss Mandalari, che semplicemente facendo una foto con un cellulare uscisse un signore dall'abitazione con tono piuttosto aggressivo, addirittura inseguendo. Dopo alcuni anni da queste operazioni non mi sarei aspettato ancora reazioni di questo tipo che denotano una certa sicurezza. Poi anche l'intervista al sindaco di Castello di Brianza, in provincia di Lecco, in cui si è tenuto un importante rito della Margherita, risposte di una certa anche di una certa, diciamo, voler minimizzare comunque il fenomeno, e quindi ancora una volta risposte che denotano anche una certa lontananza rispetto alla realtà dei fatti. Quel sindaco disse di essere informato vagamente di quello che accadeva nel suo comune soltanto per aver letto sui giornali, eppure alcune relazioni come quella della Procura Nazionale Antimafia, che ha citato più riprese anche quel caso e altri casi di summit in quel comune, con quella relazione è pubblica, accessibile a tutti attraverso internet. Quindi in questo modo risposto anche alla seconda domanda, concludendo col collegamento anche con la prima domanda, quindi della necessità innanzitutto ognuno di informarsi sulla realtà che ci circonda, perché qualunque comunque lavoro facciamo o faremo, ciò ci riguarda da vicino e riguarda innanzitutto anche i locali, i ristoranti, pizzerie che frequentiamo alla sera, e questo è uno degli altri settori sui quali ci siamo concentrati di più. A volte, lo ammetto, non è stato facile dire agli amici in quel ristorante, in quella pizzeria o in quella discoteca non ci andiamo, cerchiamo sempre di apparire come appunto un po' rigidi, però in realtà non si può aspettare che un ristorante o una pizzeria finisca sotto sequestro o sia confiscata per smettere di andarci. Allora è già troppo tardi. Però il fatto di parlare di ristoranti, pizzerie, facendo nomi e cognomi, spesso ha dato piuttosto fastidio. E la stessa cosa ho cercato di fare anche nelle scorse settimane, quando sono stato invitato dall'Università di Stoccarda e Tübingen in Germania. E l'aspetto sorprendente è che anche in quel caso, alla fine dell'incontro, ci sono stati alcuni rappresentanti della comunità italiana a Stoccarda che si sono avvicinati dicendo: ma guarda che quel ristoratore di cui tu hai parlato in realtà è un bravo ristoratore, tu così stai offendendo la tradizione culinaria italiana, uno dei migliori ristoranti di Stoccarda, il proprietario di quel ristorante proprio recentissimamente è stato arrestato per associazione mafiosa, ma solo alcune settimane prima invece dei cittadini della comunità italiana dicevano che non poteva essere, solo alcune settimane prima a Stoccarda, e lo stesso fenomeno è avvenuto in tanti altri casi nel nord Italia, nella pianura padana. Grazie.